Questa sera ai microfoni di Sound Music un grande ospite italiano, un DJ, produttore, conduttore radiofonico, accanto a me Mario Fargetta. Ciao Mario. Ciao. Benvenuto su Sound Music. Allora Mario, le vere star del momento sono i DJ, perfino Sky ha dedicato un vero e proprio talent top DJ. Cosa tu ne pensi di tutto questo fenomeno e come pensi che sia cambiato il modo di fare musica in questi anni? Penso che meno male che ci siamo accorti che ormai i protagonisti sono i DJ, perché ormai parliamo di decenni, almeno 15 anni che anche le più grandi top star della musica comunque pop si fanno remixare i brani dai DJ, e qua parliamo anche degli anni che sono, però adesso probabilmente i DJ sono diventati protagonisti veri e propri perché comunque producono della musica che poi è quella che troviamo in classifica nelle chart più importanti del mondo, quindi tutto bene, gioca a nostro favore. E penso che il modo di fare musica sia cambiato in base anche alla tecnologia che c'è a disposizione, quindi adesso probabilmente è diventato più facile fare musica, ma non è facile fare una hit. Tu nell'87 rinunci alla maglia da calciatore dilettante per lavorare in radio DJ, sei stato il conduttore di due trasmissioni di punta negli anni 90 come DJ Time, DJ Parade. Perché hai scelto questa strada e com'è nata la tua passione per la musica? La musica ce l'avevo sempre fin da piccolo, a 14 anni ho maturato questa passione ascoltando una famosa radio di Milano che era Radio Milano International 101, e quindi da lì ho iniziato a mettere musica alle feste con i miei amici di qua. Poi ho deciso di passare a fare questo lavoro perché non potevo più fare il calciatore, anche semiprofessionista, perché abbiamo perso un campionato clamoroso alla fine, quindi ho detto sai che c'è? Quindi vado a lavorare in discoteca e continuo a fare la radio, quindi è stata una scelta, diciamo, meno male. Beh, meglio così, meglio per noi. Dunque, com'è nato invece il progetto Get Far? Get Far nasce da uno pseudonimo che io volevo avere perché vedevo altri DJ internazionali che apparivano con un nome che chiaramente non era loro e quindi era uno pseudonimo. Quindi io, in alternativa a Mario Fargetta, già negli anni 90, tra i 90 e i 2000, mi firmavo i remix come Get Far. Get Far è poi più o meno è l'anagramma di Fargetta al contrario. Quindi poi andando avanti con Get Far è uscita Shiny Star e ho deciso di chiamarla Get Far perché qualche settimana prima ero già uscito con un brano di Mario Fargetta insieme a Mario Biondi che era No Matter, e quindi ho detto non posso uscire con un altro brano Mario Fargetta, quindi lo chiamo Get Far. Se non succede niente non si accorge niente nessuno, se succede qualcosa qualcuno arriverà prima o poi da me, e da lì Shiny Star invece è successo qualcosa e sono arrivati poi da me, quindi da lì ho deciso di portare avanti il progetto Get Far. Perfetto, ultima domanda, ad oggi hai una tua casa discografica, ci sono progetti a riguardo, progetti per cui stai già lavorando? Avendo una casa discografica i progetti sono sempre presenti, ovunque. Io lavoro per me stesso, quindi sono sempre in studio a produrre basi e brani nuovi e quando ne vale la pena produco qualche artista. Ultimamente ho prodotto questo duo di ragazze gemelli che si chiamano Dina e Dana, che sono uscite con il loro primo singolo Lofty Lady con un video bellissimo e punto molto su queste due ragazze e speriamo che il progetto vada bene. Con Get Far invece abbiamo pronto almeno due o tre singoli che usciranno adesso piano piano, perché sennò la promozione si accavalla e poi non si capisce più niente, bisogna andare un attimo coi piedi di piombo. Va bene, quindi noi aspettiamo con ansia. Niente, l'intervista finisce qui, volevo solo chiederti se puoi salutare i nostri amici di Sound Music. Con molto piacere, un saluto da Get Far Fargetta a tutti voi che vedete Sound Music, mi raccomando rimanete lì e speriamo di rivederci ancora, grazie.